Ho pensato stamattina andando fino solo in Piazza Statuto a fare una coda, quindi pochissimo vicino, sono fino in Piazza Statuto. E una prova che faccio, mi sono accorto che io per tutta la vita, da quando ero bambinetto, ho speso ore, ma centinaia, migliaia, forse milioni di ore, adesso non so quante ore ci sono nella vita, a concionare da solo, cioè un po' a fantasticare, sognare, ma anche proprio a concionare in senso più proprio, cioè a discutere da solo, a contarmela sui più svariati argomenti, in forma anche proprio di dialogo, tirando fuori delle lucubrazioni che poi qualche volta sono passate delle cose che ho scritto, ma comunque la gran parte delle cazzate che vanno via così. E mi sono detto una cosa che non sono molto convinto, ma adesso con i potenti mezzi, cioè invece che concionare sempre, anche quando sono in casa come adesso, tante volte incomincio a pensare, a concionare, io ho sta cosa che penso quasi sempre in forma dialogata, cioè come se nella testa ci avessi 5 o 6 persone anche, a volte anche solo 2, 3, ma nella peggiore delle ipotesi anche 5 o 6 è un casino, che discutono fra loro. E probabilmente è una cazzata di nessun interesse, però di cazzate di nessun interesse c'è pieno. Ci sono trasmissioni televisive che fanno veramente, cioè che non capisco a chi possano interessare. E allora mi sono detto, ma con i potenti mezzi, perché non provare a concionare da solo, accendendo però una videocamera? Che lo so che praticamente è impossibile, perché comunque il fatto di accendere una videocamera già mi modifica, anche se faccio finta, mi modifica. E anche il fatto di aggiungere la voce, io ovviamente queste concioni le faccio nel pensiero, anche se certe volte mi infervoro e mi capita anche proprio di gesticolare e a volte anche di emettere delle parole, per cui se lo faccio per esempio camminando per strada, sicuramente molte persone che mi incrociano pensano che io sia pazzo, o forse oggi possono anche pensare che io abbia un sofisticatissimo telefonino che non si vede, magari con un auricolare wireless, un microfono wireless. Oggi potrebbero pensare anche questo, una volta avrebbero pensato soltanto che ero matto e avrebbero avuto ragione, perché io non ho nessun telefonino di quelli di tipo viva voce che uno sembra che stia parlando da solo. Quando sembra che sto parlando da solo è così. E quindi comunque mi condiziona il fatto di aver acceso una videocamera, pertanto che io mi sforzo di far finta. Perché queste concioni, cioè vengono così, uno incomincia a pensare, parte da uno spunto qualsiasi, per esempio stamattina andando in Piazza Statuto ho concionato, vabbè, sull'amore, questo c'è quasi sempre. Poi sono arrivato però anche alle imposte dirette e indirette, cioè all'IVA. All'IVA e ai costumi sulle spiagge, quindi fa un po' sempre una mescolanza, però si arriva alle cose più vaghe, perché sono andato a prendere un cappuccino in un bar che è aperto la domenica, e dopo un mio amico mi ha detto che ci sono sempre a servire due bellissime ragazze cinesi seminude. Io ci ero già stato una volta e ragazze cinesi seminude proprio no. La mattina ce n'era una abbastanza carina, ma tutt'altro che seminuda, cioè c'aveva un suo vestitino senza maniche, insomma fa caldo, vestita normalmente da cameriera, insomma. Questo dimostra che non sono l'unico ad avere le travegole, cioè ognuno vede un po' quello che vuol vedere. Questo mio amico vive da solo, è un bel tipo comunque, è una persona di studi veramente approfonditi, c'è una cultura mostruosa, cita chiunque, perché lui è sempre vissuto da solo in compagnia delle sue follie e dei libri, ecco, fondamentalmente, della cultura, e poi ha questa visione un po' travergolosa, delirante, quindi anche sul delirio non sono l'unico, vabbè, ma non è che devo giustificarmi, così anche l'unico lo stesso. E quindi sono andato in questo bar, ho preso comunque il cappuccino e la brioche, comunque anche se la cameriera non era affatto seminuda, però cappuccino e brioche costa meno, quindi valeva lo stesso la pena di andarci. E andando lì ho concionato un po' di amore e di imposte dirette e indirette, cioè per togliere subito le imposte dirette e indirette mi sono messo a discutere con me stesso. In realtà sono partito sempre
Cioè, in realtà sono partito dalle cinesi seminude, che non erano seminude, ed erano anche una sola, quindi una singola cinese non seminuda. Sono arrivato, non so esattamente come, al concetto di mare, alla poesia di Guido Catalano sul mare, sulle spiagge. Ho pensato che tutto sommato anche a me non piacciono molto le spiagge, cioè condivido quasi tutto di quella poesia, la sabbia nel culo, insomma la gente delle spiagge e poi anche il clima, voglio dire, anche se non ci fosse gente, comunque stare lì al sole non è cosa per me. Andare un po' a fare un bagno un momento, anche se non nuoto granché, sì, ma stare lì al sole no. E ho pensato che le volte che sono stato in spiaggia, perché ci sono stato varie volte per necessità familiari e non, in particolare in Liguria, la cosa principale che facevo era il girl watching. Ah, ecco il collegamento. Mi è venuto in mente questa cosa qui perché all'epoca questo mio amico che io conoscevo già anche, 30 anni fa conoscevo già, 30 o anche di più, 30-35 anni fa, quindi è una delle persone che conosco da più tempo, perché gli amici proprio di infanzia li ho persi quasi tutti. E all'epoca ci scrivevamo su carta, quando io ero al mare, anche per passare il tempo, perché insomma appunto non amando molto stare sulla spiaggia uno fa altro, ci mandavamo cartoline e lettere, una cosa che facevamo era il bollettino dei costumi, cioè particolarmente quante ragazze in topless c'erano sulla spiaggia, una statistica accurata e precisa. E quindi avevo, ecco il collegamento con quel mio amico e quindi con il bar della cinese non seminuda. E allora lì ho pensato che i topless, da quell'epoca a cui mi riferisco, che erano gli anni 70, 80, anche un po' 90, sono diminuiti, cioè a mia percezione sono diminuiti. I pochi che si trovano sono di solito di donne adulte, mentre all'epoca c'erano anche delle ragazzine in topless, che probabilmente sono le medesime, che sono diventate donne adulte, a volte anche già un po' anziane, non so. Mentre delle giovani nuove, c'è una forte scarsezza. Mia figlia stava in topless, però poi da quando si è sposata, cioè io non ho niente contro il mio genere, però non so, non vorrei che avesse influenzato questa cosa. Io sono forse un padre atipico, cioè ci terrei che mia figlia stesse in topless. Beh, fino a 20 anni l'ha fatto. Quindi posso ritenermi già soddisfatto, insomma, poi non bisogna influenzare i figli né in un modo né nell'altro, ci sono dei padri che vogliono esattamente il contrario, vabbè, non lo so, sono anche le nuove generazioni di padri, non le capisco mica tanto. Ecco, per esempio, un altro problema è che io non le ripeto le concioni fra me e me, cioè vabbè che sono noioso e ossessivo, però cioè, le posso ripetere nel senso che magari un mese dopo conciono sulla stessa cosa e magari dico anche le stesse cose perché non mi ricordo, perché sono anche abbastanza rincoglionito, ma cioè ripetere adesso quello che ho concionato, cos'è, un'ora fa o poco più andando in Piazza Statuto, quello mi viene male perché è una specie di concione indifferita che non viene bene, infatti adesso mi veniva già da pensare altro, adesso stavo pensando ai 30-40 anni di oggi, il loro problema di relazioni e di figli, vabbè, in qualche modo c'entra. La mia ex moglie e io abbiamo fatto i figli senza deciderlo, vabbè, ma forse si è tipi un po' strani, cioè ci è venuto così, cioè sembra che o non li fanno o devono pensarci molto molto, è strano, molto più dei, forse anche dei miei genitori stessi che pure ci pensavano, non so, forse c'è del perfezionismo relazionale, no? Beh, non lo so, poi in realtà non lo so. E quindi, no, per la cosa che concionavo prima, c'entravano appunto le relazioni, stavo concionando sul fatto delle relazioni, una cosa su cui ho già concionato varie volte, ma ogni volta c'è sempre qualche cosa diversa, anche qualche interlocutore diverso, perché le persone che ho nella testa cambiano, non sono sempre le stesse. E stavo parlando, sì, parlando insomma, per così dire, sì, proprio di questa cosa relazionale che a me, ecco, però comunque già per esempio il fatto di metterci la voce
anche questo un po' cambia, ma questo l'ho già detto. No, stavo pensando che adesso mi sono messo qui in questa stanza che è la più isolata, nel senso che di lì ho un'altra stanza, di lì anche di lì il terrazzo, dice proprio un'altra casa, quindi uno di quei muri portanti che separano una casa dall'altra. E quindi mi sono messo qui invece che di là in camera da letto, perché non mi va che mi sentano i vicini, cioè non mi va che i vicini mi sentano mentre sono qui che parlo. E anche questo potrebbe essere contraddittorio, perché io adesso perché sto facendo sta cosa? Cioè cosa ne farò di sto video che sto facendo? Probabilmente, anzi quasi certamente, se non decido prima di buttarlo via, lo metterò in qualche posto dove lo può vedere chiunque e sentire chiunque, quindi anche i vicini di casa. E non me ne frega niente se i vicini di casa su internet poi lo ascoltano. Non me ne frega assolutamente niente, lo può ascoltare chiunque senza eccezione alcuna, proprio senza eccezione alcuna. Potrebbe ascoltarlo anche mia madre, che pure è l'ultima persona a cui solitamente direi qualcosa di me. Ma che invece mi ascoltino i vicini in diretta mentre sono in casa che parlo da solo, questo mi dà fastidio come idea. E questo dimostra che anch'io come più o meno tutti sono condizionato, poi oltretutto sono timido. Comunque questo l'ho risolto mettendomi qui dove in linea di massima, in questa stanza qui, parlando con questo tono di voce, non credo che passi granché in un altro appartamento contiguo o sottostante, soprastante no, perché sono all'ultimo piano. Con questo tono di voce non dovrebbe succedere. Vabbè, sì, faceva una delle tante elucubrazioni, sempre quella di stamattina, andando in Piazza Statuto, sulla relazione, sul fatto del bastare, di cosa cerco in una relazione. Adesso è difficile, perché mi viene da riassumerla, e le concioni non si riassumono bene, perché la loro caratteristica è essere concioni. Fare il riassuntino mi sembra che venga una cazzata. Comunque, come dire, è il concetto che per me avere una relazione che mi dà serenità con una donna e sapere che lei c'è, avere questa relazione, quindi anche vedersi, forse anche vedersi 2 volte al mese, ma si sa che ci si rivede, ci si ribacia, si rifà l'amore. Cioè non ho bisogno di alti dosaggi, che non significa che li sgradisco. Cioè, se una mi piace starci anche non 3 giorni al mese, ma magari 10, 12, 15 giorni al mese. Tutti i giorni non so. Tutti i giorni non so perché mi sembra che rischi di diventare inesorabilmente un po' opprimente, pertanto che due si sentano liberi. Cioè, poi è questione di carattere, c'è chi invece vuole condividere proprio la quotidianità. A me, dico, condividere la quotidianità interessa fino a un certo punto, cioè se una donna mi piace stare con lei anche tanto, però non tutto, insomma, ci deve essere. Anche condividere tutto a livello mentale, sì, io adesso ho una relazione in cui non ho segreti sostanzialmente, non ci crede nessuno, ma alle mie cose non ci crede quasi mai nessuno. Anche questo è divertente, perché vuol dire che o io sono falso, però non mi sembra, o sono strano, e non lo so, questo non lo so. Nel senso, perché se dico che ho una relazione in cui non c'è nessun segreto, si dicono tutto quello che passa dentro, ovviamente anche gli amori per altri, non ci crede nessuno, oppure pensano che è una pazzia. Anche quando dico che a me basta, viceversa, quando dico che io sono felice se una mi piace, sono o sarei felice di vederla un giorno al mese, anche qui non ci crede quasi nessuno. Pure io sono sicuro che è vero, l'ho anche sperimentato. Ci ho avuto vari tipi di relazioni nella mia vita, ma a volte mi hanno dato ansia delle relazioni in cui ci si vedeva molto spesso, ma ci si vedeva molto spesso, ma non si sapeva mai se ci si vedeva ancora, non si sapeva mai bene cosa stava succedendo, è quello che dà ansia, non la frequenza del vedersi. Mentre ho avuto delle relazioni in cui ci si è visti, magari per periodi lunghi, soltanto poche volte in un mese, però si sapeva che lo si voleva. Questo, cioè, a me sembra logico, però c'è questo fatto che poi gli altri non spiegano mai bene. Per esempio, se io dico, ma se una mi piace vorrei avere con lei qualsiasi tipo di relazione, gli altri dicono, no, figurati, o tutto o niente, insomma, è quel famoso contrasto
Allora, la mia poesia è una poesia di Guido Catalano, di questo forse avevo scritto da qualche parte. La mia poesia che si intitola Anche essere tuo padre e che, ovviamente in modo esagerato, esprime il concetto che se una mi piace mi va bene con lei qualsiasi tipo di relazione e quindi, nonostante tutto, piuttosto che niente, anche una relazione di amicizia, di amicizia intensa. È la poesia di Guido Catalano che dice esattamente il contrario, cioè che se lui si innamora di una e quella gli propone, diciamo, in alternativa una relazione di amicizia, di essere un amico speciale, una bella persona, lui le dice di sparire immediatamente dal suo orizzonte percettivo, olfattivo, visivo. E sono punti di vista diversi, che però non si spiegano, forse nemmeno io sono capace di spiegare, nel senso, probabilmente a ognuno il suo punto di vista sembra del tutto ovvio. Nel senso che a me, probabilmente a... Devo dire che la sensibilità più comune è quella più vicina alla poesia di Guido, nel senso che quando lui legge questa poesia in pubblico percepisco dalla platea una solidarietà emotiva, mentre le 2 o 3 volte che ho letto io in pubblico quella poesia, Anche essere tuo padre, ho visto davanti a me degli sguardi un po' esterrefatti, ecco, un po' esterrefatti. E quindi probabilmente il sentire comune è più vicino a questo. Come potremmo definirlo? O tutto o niente che esprime. E probabilmente è logico, cioè è talmente logico che le persone che provano così non lo spiegano. Nessuno mi ha mai spiegato perché se una gli piace, piuttosto che vederla un po', preferisce vederla niente. Se faccio questa domanda, tutti mi dicono: ma dai, Carlo, ma dai, Carlo, non è una spiegazione. Però capisco che magari è difficile, perché anche io in fondo non saprei, cioè anche per me è ovvio invece il mio punto di vista, nel senso che cioè una ti piace, che cos'è che vuoi? Stare con lei. Ti piace molto, vorresti starci molto. Però non è che se puoi starci di meno, allora dici vaffanculo, cioè per me è logico. È logico nel senso che è come avere sete. E tu hai molta sete, magari ti vorresti scolare un bel litrozzo d'acqua. Però non è che dici che se ce n'è solo un bicchiere allora la rovesci per terra e muori di sete. Se ce n'è solo un bicchiere tu cominci a berti quel bicchiere in ogni caso, poi si vedrà. Anche perché poi tutto cambia continuamente. Le relazioni amorose possono diventare relazioni di amicizia. Non frequentemente, però a me è successo, insomma. 3 o 4 ex con cui siamo ottimi amici e ci vediamo così. Ci sono e mi fa piacere, anche se molte volte invece non va così. E quindi anche una relazione d'amicizia può diventare poi altro, e comunque insomma, io trovo abbastanza ovvio, naturale, sempre per me vivere abbastanza la giornata, come forse dicevo prima, ho fatto un breve inciso sui figli. Ah sì, che la mia ex moglie e io, i figli ci sono venuti così, cioè non che non li volessimo, ma nemmeno che li volessimo. Anche questo è molto difficile da spiegare. Per esempio, io sono strano e sono stato anche con persone abbastanza strane perché praticamente il simile cerca il simile, in un certo senso, quando va bene succede così. Altre volte no, ci sono problemi, ma insomma tutto è problematico in realtà. Comunque sì, io non ho minimamente pensato al futuro facendo dei figli. E dici, ma come non hai pensato al futuro facendo dei figli? No, non ho pensato al futuro facendo dei figli. E oggi, francamente, l'unico parametro che potrei avere per decidere, ammesso che io la voglia decidere se ho fatto bene o no ad avere 2 figli, è la loro contentezza di essere al mondo. E direi che è andata bene perché mi pare che siano contenti di essere al mondo, tutte e 2. Sono grandi ormai. Però si capisce subito che questo, probabilmente altri hanno altri parametri, anche se magari pure questi non è che li spieghino. Perché la contentezza di essere al mondo è un parametro assolutamente imprevedibile, cioè tu potresti essere il miglior genitore del mondo e tuo figlio un infelice che dice: ah, io non fossi mai nato. Viceversa, potresti essere il peggiore genitore del mondo e tuo figlio essere contentissimo di essere al mondo. Quindi, essendo questo parametro totalmente imprevedibile, non può essere applicato nel momento in cui i figli li fai. E quindi non so qual è il criterio che applicano quelli che ci stanno su tanto a pensare. Io anche adesso farei dei figli, cioè mi capitasse una che mi piace che mi dice: ma facciamo un bambino? Io dico, ma sì, ma perché no? Cioè, vabbè, adesso sono vecchio, un pochino ci avrei il pensiero che
il nascituro avrebbe un padre nonno, un padre con l'età di un nonno, però penso che lo supererei, cioè lo supererei per il semplice fatto che poi basta guardare la varietà del mondo. Ci sono figli di padri nonni, sono persone felici, in certi casi anche di successo, che hanno fatto delle bellissime cose. Ci sono figli di padri padri, che è un disastro, quindi è talmente imprevedibile la vita umana che, insomma, sì, lo farei anche adesso un figlio. Boh, tanto poi domani è un altro giorno, no? Domani si fa quello che c'è da fare domani. Vabbè, forse sono un incosciente, ma è anche vero che se uno ci pensa troppo le cose poi non le fa, cioè tutte le cose hanno delle controindicazioni. Ma non mi riferisco solo ai figli, mi riferisco a qualsiasi cosa. Io se sto a pensare a una cosa più di 5 minuti, non la faccio. Vabbè, capisco che anche in questo forse sono un po' strano. Nella vita alcune cose le ho fatte perché ci ho pensato meno di 5 minuti. Adesso cosa stavo dicendo? Ah, sta cosa relazionale, quella cosa delle imposte, vabbè, la cosa delle imposte, ecco, ero arrivato. Eravamo rimasti ai topless prima, no? Uscendo dal bar delle cinesi non nude. A questo mio amico che facevamo la statistica dei topless e che dagli anni 70-80, un po' 90, i topless delle ragazze giovani almeno sono diminuiti. Questione di moda, questione di che cazzo ne so, ma sono diminuiti. E pensavo fra me e me, concionando un po' con questo mio amico, un po' con altre persone, che poi le persone che mi entrano in testa dipende dagli argomenti. Per esempio, un momento fa ho pensato ad Alessandra, Alessandra Racca, si può dire, a livello di una poesia. Mi sono detto scusami Alessandro se adesso con questo discorso sui figli praticamente sono diventato una delle 100.000 voci che parlano intorno al tuo utero. Questo in riferimento a una sua poesia che si intitola, come si intitola adesso non mi viene in mente, comunque quella dell'orologio biologico che fa tic tac che lei recita sempre facendo partecipare il pubblico come un coro. E quindi dato che ho detto la mia sui figli, in un certo senso sono entrato a far parte di questo coro che un po' Alessandra prende in giro nella poesia di tutti che hanno qualcosa da dire sui figli, ho detto anch'io la mia, d'altronde se tutti, tutti ci sono anch'io, chiaro. E così ho di nuovo divagato. Per esempio, se le faccio, quando faccio divagazioni ovviamente me ne sto a fotto di divagare perché non sto andando da nessuna parte. Perché fosse uguale dovrei riuscire a fare così anche in questo momento, però nel momento in cui è accesa una videocamera è inutile, non riesci proprio a fare uguale, come se è quasi uguale, però non è proprio uguale, perché comunque ti viene da dare un qualche costrutto. Per esempio, adesso sto fatto che sto andando indietro per cercare di spiegare questa cosa di come ero arrivato dai topless all'IVA, che magari fra la diminuzione dei topless e l'aumento dell'IVA. Sembra che non ci sia un es, infatti non c'è, ma io lo faccio essere, nel senso che pensavo che la diminuzione dei topless sulle spiagge io la vedo come un segnale negativo, segnale di costume, cosa proprio di costume, negativo, quindi perché non tanto per il fanatismo di vedere tette di ragazze che tanto non è che cambi molto dal punto di vista estetico fra un bikini e un topless, ma perché lo vedo come un segnale di un andare verso una maggiore eleganza stereotipata, no? Nel senso che un bikini e un costume intero sono ciò che prescrive la moda. La moda non ha mai prescritto il topless perché non conviene. Non conviene anche per la banale ragione che in un due pezzi di solito il pezzo di sopra costa 5 volte più del pezzo di sotto. Anche gli stilisti, un paio di mutandine, per tanto che ci si mettano firmata e strafirmata, un paio di mutandine non riescono a tirarlo tanto su di prezzo, mentre un reggiseno riescono a farlo pagare anche delle cifre assolutamente assurde. E quindi all'industria dell'abbigliamento il topless non conviene. Quello può essere un motivo. Poi ce ne sono magari sicuramente anche altri di mentalità, di testa, chissà, forse anche motivi un po' paradossalmente puttaneschi, nel senso di non volerle spendere così facilmente le tette. Non volerle dare così facilmente gratis, ma gratis non solo in senso monetario, non sto parlando di cose già berlusconiane, è gratis in senso affettivo, cioè una che sta in topless e in spiaggia dispensa le proprie tette a chiunque passi, è una cosa secondo me molto bella e libera, una che no,
non dico che le debba vendere, ma le offre in cambio di una certa situazione. Mi spiego? No, fa lo stesso. È un altro problema delle concioni, che io le faccio con me stesso, quindi di solito mi capisco abbastanza perché ho i presupposti. Io queste concioni sono ormai, non dico 60, ma un buon 55 anni che io mi faccio questi discorsi in testa, fra me e me, in casa da solo, andando per strada. Ci avrò perso, non dico mezza vita, ma una buona percentuale. D'altronde, se a uno queste cose vengono, vengono. Anche in questo momento io ho un lavoro che devo finire. E lo finirò, però lo finirò trafelato perché sono un coglione, nel senso che il computer è lì e il lavoro è sullo schermo, non proprio sullo schermo perché ce l'ho aperto sopra YouTube, però è dietro, insomma, no? Nella window dietro c'è aperto il lavoro che devo fare e lo devo finire entro oggi, e quindi più perdo tempo a fare queste cazzate che sto facendo in questo momento, più sarò trafelato nel lavoro e magari lo farò anche un po' meno bene. Infatti, io non ho fatto carriera lavorativa perché non sono mai riuscito a concentrarmi sul lavoro. Io sono molto più concentrato adesso che sto facendo sta cazzata. Cioè, beh, adesso è ancora diverso perché, ma sono molto più concentrato quando farnetico per conto mio che quando lavoro. Non so se questo sia normale, sono cose che la gente non dice. È difficile storcere confidenze su questo. Io non so se tutti siano più concentrati quando farneticano che quando lavorano. D'altronde non so nemmeno se tutti farnetichino. Io penso di sì, perché non concepisco un vivere senza farneticare. Farneticare, delirare, sognare, insomma, queste attività un po' personali, ecco. Ecco, comunque l'idea che adesso ho abbozzato sarebbe ogni tanto, quando mi vengono queste concioni, adesso non dico quando mi vengono per strada perché, cioè, è difficile, cioè, andare in giro con una telecamera puntata contro per strada, potrebbe anche fare, però non mi sento, sinceramente non mi sento. Ma quando mi vengono in casa, che sono in casa da solo, anziché concionare da solo come ho sempre fatto, fin da bambino, adesso è accendere una videocamera come ho fatto stavolta, o per condividerle con altri, anche se mi sembra abbastanza pesante ascoltare tutto questo, o anche per memoria mia, perché voglio dire, io ho un po' memoria dei deliri fin da quando avevo 6-7 anni, ho forse più memoria dei deliri che della realtà di quando ero ragazzo o bambino. Non ricordo quasi niente, cioè ricordo delle impressioni d'ambiente, così. Ma se mi chiedessi di citare 10 fatti della mia infanzia, arrivando fino dalla nascita alla quinta elementare, mi sa che io 10 fatti della mia infanzia, dalla nascita alla quinta elementare, io 10 fatti non sono in grado di tirarli fuori, o perlomeno ci metterei un sacco di tempo. Me ne verrebbero 3 o 4 oggi, e poi forse in un altro momento qualcosa. Ma fondamentalmente io della realtà che ho vissuto ricordo poco. Ricordo proprio le cose che mi hanno colpito, che poi magari sono cose che non sono di nessuna importanza, sono cose che hanno colpito me, che non equivale alla importanza oggettiva, se mai esiste. Una importanza oggettiva. Ecco, quindi questa potrebbe essere solo l'idea quando faccio le mie concioni sugli argomenti più svariati. Uno si dice, vabbè, ma se poi li metti in internet, a chi possono interessare? Vabbè, però non è una cosa, sicuramente a nessuno. Però non è una cosa di cui mi preoccuperei più di tanto. Nel senso che internet, ma non solo internet, appunto, giornali, libri, televisioni, di roba che non interessa a nessuno, è pieno, quindi una più, una meno, non consuma neanche particolare energia, non occupa neanche tanto spazio. Fosse stato a scrivere queste cose su carta, portava via un sacco di tempo, di carta, inchiostro, insomma. Ma così veramente porta via lo stesso tempo che mi porta via concionando da solo. E quindi, e poi vabbè, magari ci fosse anche una sola parola interessante, ma questo non lo so perché sono cambiati dei punti di vista. Una cosa che mi ricordo, ma non è un fatto, i fatti non me li ricordo, le impressioni e le cose che venivano dette, queste sì. Una cosa che ho
veniva detta, l'ho sentita, l'ho anche letta diverse volte quando ero ragazzo, ma anche dopo, forse fino a 30 anni fa. Non so, e oggi invece mi pare che l'opinione al riguardo sia cambiata, si era soliti dire in quell'epoca remota che anche nel più brutto dei libri puoi trovare una pagina che ti è utile. Era una visione forse un po' idealistica del fatto che all'epoca il libro era ancora una cosa un po' più rara, più ricercata, insomma il libro incuteva un certo rispetto, per cui anche quando diciamo questo libro fa schifo, magari c'è la reazione, ma è un libro. E anche nel più brutto dei libri puoi trovare una pagina utile. Oggi l'opinione mi sembra un po' cambiata, nel senso che tende più a dire no, un libro brutto fa schifo e sarebbe meglio che non esistesse. Ma su questo io personalmente non ho una vera opinione, cioè fondamentalmente non me ne frega un cazzo. Sì, come su molte cose non ho opinioni perché non me ne frega un cazzo. Cioè, decidere se avessero ragione quelli che dicevano che comunque un libro è una bella cosa, è bello che esista perché che se fa cagare, però ci troverai quella parola, quella frase, quella pagina che ti è utile, che ti schiude qualcosa. Non lo so, è anche vero che se un libro fa cagare, fa cagare. E in fondo appunto chi se ne frega, tanti libri si continueranno a fare finché qualcuno li vorrà fare, pagando, non pagando, investendo, non investendo, poi quando nessuno li farà più. Non ci saranno più, ci saranno solo gli ebook, poi magari però il problema è il medesimo. Comunque era solo per dire che anche se non interessa niente a nessuno, non importa, occupa solo uno spazio virtuale. Adesso in questo nuovo universo virtuale si possono mettere le cose senza praticamente occupare spazio. Non so come occuperà, se la metto su Vimeo, occuperà un millimetro di memoria fisica, non so come vengano stoccate le cose da questi grandi server mondiali di video e simili, non so tecnicamente bene come e dove vengano stoccate, ma non credo che occupino molto spazio, perché se occupassero spazio ti immagini, non so quanti video ci sono su YouTube, ma penso che si parli ormai non di milioni, scherziamo, di centinaia, forse di miliardi di video, e quindi il fatto che probabilmente staranno in un posto abbastanza piccolo, relativamente piccolo, quindi non si occupa nemmeno dello spazio, poi non è che io debba giustificarmi se faccio le cose, quindi lo faccio, ed è un'ipotesi, l'ipotesi ogni tanto di concionare, no, concionare, fantasticare e delirare a più voci nella testa, quello lo faccio da 55 anni almeno, da quando avevo 5 anni, forse anche prima ma non mi ricordo, e quindi quello succede sicuramente, ma ecco, ma accendere una videocamera e registrare il concionamento, quale esso è, o con quella minima variazione che ha per il fatto della videocamera accesa che dicevamo, è una cosa che si può fare, questa è una prova, poi non so se lo farò. Per adesso ho fatto questo.